E dopo esserci goduti questa fantastica performance di Mina che cantava in turco, una canzone che ha cantato anche in giapponese e che aveva cantato anche in italiano, che era una cover di un brano francese di Nino Ferrer, adesso vediamo qualcosa di, come dire, meno frufru, qualcosa di meno artistico, qualcosa che invece ha molto a che fare, come avrete capito da questa sigletta, col mondo della scienza, col fantasmagorico mondo della scienza e quindi con chi potevamo parlare noi se non con il nostro carissimo amico. Una persona della quale ci onoriamo di essere ormai da tanto, tanto tempo quasi dei collaboratori, il professor Oswald, l'ho detto all'americano, adesso, Beh, professor la ringrazio Osvaldo per. Ciacciacola. Grazie. Scusate, ma oggi ho poco tempo perché sono al telefono con l'interfono, come cazzo, Collegamento radio Samantha, con Samantha Cristoforetti. Sì, perché abbiamo un problema sulla navicella e stiamo cercando di risolvere. Sto facendo la teleassistenza praticamente. Ah, invece che Beghelli, Cristoforetti. No, l'assistenza la faccio io a lei, quindi. Ah, è lei che assiste Io sto Samantha. facendo, sì, perché abbiamo un piccolo problema Ah, sulla spero navicella. niente di grave, niente che possa No, mettere a niente di grave, si è rotto il repentaglio. Oh. motore della navicella, E come si è niente. rotto il motore? Come tornano quelli se si è Perché rotto il ha motore? sbagliato tutto la Cristoforetti, purtroppo, come dice, No! donna al volante, pericolo costante, no? Ma come è successo? Sì, ma quello è Come facile, il tu, ma io motore, gliel'avevo anche detto, allora, la navicella è nuova, il motore gli ho appena rifatto la testata, eh? Addirittura? beh, sì, tu non puoi, me la mandi sopra i 4500 giri, cioè, è chiaro che si Ah, rischia, non ho finito neanche il rodaggio, mi fai i primi due giri di orbita? di orbita, me li fai, per favore, non superare i 120-130 miglia Allora, orarie, miglia giusto? orarie, vum, vum, che cazzo di acceleri? Cioè, vai piano, no? Te l'ho detto, Si poi è stava chiaro divertendo. che purtroppo è una biella Ha sbiellato. Ha ha sbiellato, ma è sbiellato. normale. Ma scusi, ma lei quando compra la macchina, che fa? La prima cosa si va a fare il giro che va, la provo io. No, Vum, non no, è che mi cioè, metto a fare, che lo sanno so. tutti, lo sanno tutti Sì. quanti. Non è che. La navicella è una navicella, ma c'è il motore, non c'è le ruote, ma c'è il C'è pur motore sempre un pure sulla motore. navicella, no? È normale. Va rispettato. Va rispettato, gliel'avevo detto, mi devi controllare, l'olio devi controllare, È giusto. controllo l'olio, poche cose che tu vai a fare. Quel minimo. Poi sto cercando di aiutarla telefonicamente per cercare di riparare il Deve danno. fare anche la passeggiata spaziale la Cristoforetti per È riparare il chiaro, è motore? chiaro. Le uscire fuori, gli ho detto, allora, innanzitutto la leva. C'è la levetta sotto la cloche, c'è la leva, quella leva Che nera, apre il. per aprire il cofano, Oh, è per il chiaro. cofano della navicella, no? Perché sennò il motore dove. Il motore, cioè, quello del motore c'era davanti la C'è navicella. davanti, c'è davanti, Cioè, c'è c'è il davanti. tubo di scappamento, quello che si vedono, il fuoco è da dietro, ma il motore È sta davanti, è davanti, quello è davanti. a trazione integrale, no? E quattro augelli motore. Quattro ugelli motore, Quattro augelli esattamente. motore. Sì, vedo che lei è studiato, lei si è preparato a Ma ormai sono anni che parlo con lei, quindi un minimo sì, un cerco di minimo, essere mi un fa minimo, piacere, un da po' di. ignorante, da profano. Per osmosi è passata Qualche un po' di cosa passa. competenza scientifica da me a lei come un sorto di fluido. È un'impresa disperata, Niente, quindi sto cercando di spiegarle come devo fare, gli attrezzi, vai fuori e cerchiamo di mettere a posto Nella la situazione. fattispecie, ma un cambio d'olio ci sarebbe a Ma il cambio disposizione? d'olio c'è, però il problema è un altro. Io ho detto togli il filtro dell'aria e soffia sul filtro dell'aria. Giustamente, quel che è il casco, come fa a soffiare sul. Ma non Capito? c'è una pompetta aria compressa? Sì, no, tu devi stare attento perché in assenza di gravità Giusto! l'aria compressa diventa un getto, capito? E ti spara sulla luna. Bisogna stare molto attento. Quindi, ha dovuto prendere il filtro dell'aria, rientrare nella navicella e sbatterlo come si fa col tappetino della macchina, non so se è Contro la presente. parete, Esattamente, pam, certo. pam, 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 per far sgrollare la polvere cosmica che si è intasato il filtro dell'aria. Quella ligna nel filtro dell'aria. Certamente, perché nella partenza, no, si passano vari strati di. C'è la stratosfera, la stromosfera, E la monnezza sfera. chiaramente, e quindi il particolato si va nel filtro dell'aria della navicella. Non c'è il FAP. Eh? Non c'è il FAP. Il No, filtro era antiparticolato finito, non c'è. Era era finito, finito, era era finito. finito. Era finito. Mi dispiace. E quindi niente, si è otturato
spento il filtro dell'aria e perdi potenza anche il... Sì, sento rumori in sottofondo. Beh sì, perché rumori. Stiamo lavorando, quindi c'è un vociare di gente che corre, che va, viene, non ci capisce un emerita, sì, sento solamente un sottofondo fastidioso, sembra... Vabbè, questo è il vento spaziale, il vento cosmico, no? Che arriva il... Che? No, è che poi al telefono non si capisce niente. Allora, e niente, quindi stiamo dicendo, abbiamo dovuto smontare il filtro dell'aria per la prima operazione che dovevamo fare. Poi il cambio d'olio, però non è facile, perché il cambio d'olio, anche lì, quando siamo sulla terra, sembra tutto più facile, perché uno svita il tappeto sotto, no? E l'olio cade. Sì. Sì. Invece... Se non abbassi, io non capisco un cazzo al telefono, se tu non abbassi il volume, sto parlando con il mio assistente, non si capisce, cioè, non è che io... Allora, stavo dicendo, svita la macchina, si svita il tappeto sotto e l'olio cola, no? Con la forza di gravità si svuota la coppa dell'olio. Certo, con la su una astronave è diverso, non si può fare, perché c'è senza di gravità, tu svitti il tappeto, ma non esce niente, perché non essendoci la forza di gravità... Allora, come che bisogna? Bisogna utilizzare un sistema particolare, sì, che è un ritrovato scientifico, che abbiamo studiato qui sotto il laboratorio del Gran Sasso, specifico proprio... per queste emergenze nello spazio. Quindi, di cambio di olio in assenza di gravità. Esattamente. Questo fa, si inserisce un tubo, sì, no, dello stesso diametro, sì, del buco, del pertugio della coppa dell'olio, capito? Il rabbocco oppure si, proprio del... No, dell'uscita. Ah, dell'uscita. Allora, si inserisce questo tubo, sì. Poi si fa fare una... si lascia il tubo un po' lungo, un po' abbondante. Ok. Dall'altro capo del tubo c'è cioè una vaschetta, sì, che è per, sì, per il recupero dei fluidi. Ok. Poi si mette il tubo in bocca. Il tubo in bocca. Si suca. No? Fino a quando non arriva il primo abbocco, il primo fiocco d'olio. Ma scusi, professor, ma avete pensato come arriva il primo? Lascia e fa scendere il rito, prende, quindi sì, ho capito, come se lasciamo sulla terra con la benzina. Ma c'è un problema di casco, come fa a sucare? Se no, il tubo deve essere lungo, gli ho detto, dentro la micella, si mette il tubo, si va dentro la micella, si fa scendere l'olio. Ma se si dentro... chiude il compartimento stagno, si trancia il tubo. È fatto apposta per lasciare un piccolo dello spessore. Lei è un piccoglione, però, cioè, preciso. Ma tutto lei si è imparato, cioè, prima non sapeva niente, mo è tutto lo scienziato. Allora, venga lei sulla navicella, cioè, glielo faccio imparare lei, insomma. Vabbè, ma finché funziona va bene, ma funziona. Funziona. Certo che funziona, e fino a qua abbiamo fatto il cambio dell'olio. No, quindi, dopodiché c'è proprio la fase di aggiustare proprio il motore. Sì, ma per il rabocco, dico, per il rabocco poi dell'olio come si fa? Cioè, è facilissimo il rabocco dell'olio, mi scusi, ma si prende, mi meraviglia. Una latta? Cioè, lei ha fatto lo scienziato fino adesso, capito, con tutte le domande da spaccare nel pelo, ho detto. Sì. Adesso si prende una busta d'olio. Busta d'olio? Un contenitore, beh certo, come quelli che vanno adesso, che si usano in palestra, che uno ciuccia, no? Una busta... Bravissimo, si spreme forte ed esce l'olio e va lì. E fino a qua abbiamo risistemato tutta la parte, no, dei fluidi, dell'aria, dei livelli. Si tratta chiaramente poi di andare a rettificare la sbiellatura, quindi dove la biella è stata, bisogna vedere qual è il tipo di problema. Esatto. Ecco. Molto spesso lo risolviamo con lo scotch. Se si è rotta, no? Sì. Si prende del nastro adesivo e lo si mette intorno al braccetto della biella, si fa due o tre giri e si vede di aggiustare. Così semplicemente? Ma chiaramente uno scotch non è legno. Termoresistente a milioni di gradi, ovviamente. Un tipo di scotch che quando uno ce l'ha in mano sembra uno scotch normale, stupido, ma a contatto con i metalli sublima, no? Sublima. Sublima e va a una temperatura si ossida, no? Sublima e poi si ossida. Sublima e poi si ossida, e quindi raggiunge una temperatura di ossidazione pari a 5344 gradi Celsius.
Celsius, oggi mi piace dire Celsius. Celsius. No, e cosa fa? Salda, risalda tutto quanto, capito? Quindi, diventa un tutt'uno col pezzo metallico. Un tutt'uno col pezzo metallico e contribuisce a risaldare, quindi con la temperatura si risalda tutto quanto il pezzo. Ah, ritorna, sono, vabbè, cioè, sono ritrovati che ci abbiamo solamente noi, chiaramente non è che chi, anche perché lei che ci fa, scusi. No, a casa uno che ci fa. Visto un bel mesto, si mette lo scotch che sublima. Immagino quanto costa lo scotch. Appunto, invece un mesto si ricompra. Sono cose chiaramente ritrovati scientifici che vanno bene solo per, cioè vanno utilizzati principalmente nell'industria aerospaziale. Beh, oramai lì si tratta di avere appalti da miliardi di euro. Di più. I soldi circolano, che è una bellezza. Ma meno male che da voi circolano ancora. Eh? Dico, meno male che da voi noi ci occupiamo di cose, le ricerche, le cose, è normale che, cioè, se non investi nella ricerca aerospaziale, non si può fare se no la ricerca aerospaziale. Questo... Sì, senta, io adesso vado, che ho il collegamento va con bene, la noi ci risentiamo ancora prima di Natale, mi raccomando, professore. Ma sì, speriamo, se non ci sentiamo spero che sia colpa vostra. Ma anche bene. Va bene, mi saluti da Samantha. Arrivederci, non mancherò, arrivederci. Grazie a lei, grazie tantissime. Un po' dispiaciuto, sinceramente, ci sia questo problema di sbiellamento del motore della Stazione Spaziale Internazionale. Voglio sperare che non sia nulla di grave. Da questo punto di vista è vero che Ciacciacola ci ha abbastanza confortato, però voglio dire, è pur sempre un problema, caro amico mio. Eh sì, è un problema serio. Speriamo che non ci siano problemi. Ma tu capisci che già sbiellare sulla Terra è un problema, sbiellare nello spazio infinito, e tutti i problemi esterno, sì, è chiaro che si amplificano. Eh sì, ma in maniera esponenziale. Meno male che c'è sto scotch fantastico. Mi sembra di sentire delle note che annunciano ma che è una sigla. Sì, alla fine della trasmissione. Lo sai com'è che io, avendo sentito Ciacciacola, c'è ancora mi rimbomba in testa immagino. Il collegamento spaziale qua. Quindi facciamo velocemente i saluti e ringraziamenti per la puntata, ringraziando quindi Ugo Ladoro, carissimo. Il Mimo, Jean-Pierre Mamie, Ciacciacola, Berlusconi, il DJ Batman, il grandissimo Miguel che ce l'aveva pronto sul billetto per la prossima puntata di Gocce di Cuore. Sì. E vi diamo appuntamento a domenica prossima con un'altra puntata fantasmagorica di Attenti a Quei Due. Baci a tutte e a tutti. A presto, ciao. Questo cuore che fesso sembra innamorato e sta inguaiato che va là. Uè, mando fredente mattino, uè, canta e sento lontano, manca una canzone sotto la luna se lo fa. Uè, fosse un poco cornuto, uè, fosse un poco addovà, chiagna ma chi cazzo mo fa fa, chiagna ma chi cazzo mo fa fa. Non è napoletana, bucciarda come te. C'è sta gente che non mangia manco pane, ma quando sfonda luna si mettono a cantare. Uè, guarda sto culo che passa, uè, guarda sto cuore che fissa, sembra innamorata, innamorata di là là. Uè, guarda che giove non passa, uè, si studi niente ma lassa, anche non mi lui. Ma da chiude e respira. Uè, guarda si viene sta cesso. Uè, chissà che storia tu sta. Chiagna ma chi cazzo mu fa fa. Chiagna ma chi cazzo mu fa fa. Wake up.
se muffava, chi anima di cazzo muffava.